Ciao a tutti amici, benvenuti su Airion Indie Portal Games. Oggi andiamo a vedere Hot Shot Racing. Questo titolo è un titolo puramente racing arcade, quindi vuole andare a riportare in vita un genere ormai lontano, ovvero quello del racing da sala giochi. Ci sono 16 tracciati, una grafica squadrata chiamata attualmente Low Poly, moltissima velocità e tanto divertimento. Lo scopo del gioco si divide in due parti. Voi potete scegliere di fare appunto questi campionati lungo i percorsi che partiranno dalla costa e andranno a finire fino al deserto di Las Vegas e naturalmente cercare di fare il time attack per avere più dimestichezza nei circuiti, ricordando che ci sono 3 livelli di selezione di difficoltà, quindi il titolo adatto a tutti, oppure avere una specie di battaglia. Questa battaglia vi dividerà la prima guardie ladri in 2 squadre, dovrete inseguire i ladri come dovrete inseguire altrimenti scappare dai poliziotti, oppure l'ultima che è proprio quella più divertente in quanto è quella in cui noi dovremo cercare di arrivare al tracciato senza frenare, perché altrimenti la bomba dopo un po' esplode. Hot Shot Racing è questo. Vi offre la possibilità di avere un multiplayer sia in locale, ma un multiplayer anche di 8 giocatori online. Fin qui tutto bene. A mio avviso però non è un titolo per tutti, perché vedete, se avete la mia età e avete appunto vissuto l'era di questi giochi, dovete sapere che un tempo i giochi non erano molti, erano fatti per durare, quindi si era abituati a continuare a giocare, battere il record e sfidare gli amici. Oggi no, quindi dovete solamente sapere se siete giocatori vecchio stampo e non vi annoiate molto presto di un titolo arcade racing, questo gioco farà assolutamente il caso vostro, per la grafica, per i drift, per il turbo, per il divertimento. Se invece siete giocatori abbastanza esigenti che vi annoiate dopo un po', purtroppo non fa per voi, perché i titoli arcade racing, o perlomeno titoli del passato riportati in chiave moderna oggi, c'è il rischio che non tutti riescano a capire naturalmente il divertimento di un titolo. Grazie per essere rimasti con noi e alla prossima!